Ma non la senti la responsabilità? Questa è la domanda che mi fanno di più. Vogliono sapere se mi sento portavoce di qualcosa. Da ragazza di 20 anni, felice, amata, libera, sono sempre rimasta lì, con la coda tra le gambe, a cercare una risposta. Posso davvero farmi portavoce di qualcosa, lasciare un'impronta importante? Oggi ci provo e voglio parlarvi della cruda realtà che sta dietro alla comunità LGBTQ+, fuori dalla bolla dei social e della sensibilizzazione. La realtà di un ragazzo transessuale o di una ragazza omosessuale che sentono tutti i giorni il peso di chi non li accetta, delle cicatrici tenute nascoste. La realtà di chi purtroppo non c'è più. Febbraio 2023. A Frosinone una ventenne lesbica viene travolta da sputi, schiaffi e insulti dalla madre. Preferirei una figlia morta, le dice. Preferirei una figlia morta. Ottobre 2022, in provincia di Como, un cameriere di 23 anni viene minacciato con espressioni omofobe, inseguito, massacrato di botte e finisce ricoverato in ospedale con trauma cranico e politrauma. Ancora ottobre 2022, Naomi Cabral, donna trans 47enne, viene trovata morta in una camera d'albergo. Sempre ottobre 2022, per la terza volta nello stesso mese, Chiara, ragazza transgender di 19 anni, si suicida a Napoli dopo aver subito episodi di violenza, bullismo ed emarginazione. Queste sono solo alcune delle storie emerse, quelle dichiarate. Poi ci sono i tanti che soffrono in silenzio. E io voglio parlare per loro, far emergere la loro voce.